Tushan di Kanja Gogo alle 17:05 minuti qui su Radio FM 1. Nel frattempo sono entrati nei nostri studi gli ospiti di questo pomeriggio, che sono Giuseppe Lupoli, insegnante di religione all'ITET Carducci Galilei, e Ludovico Candidori, studente della quarta di amministrazione, finanza e marketing. Buon pomeriggio e benvenuti qui a Radio FM 1. Buon pomeriggio. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, in realtà siete qui per presentare il singolo Uno Pari, che è un brano che si è giudicato il primo posto al concorso Una città non basta, Chiara Lubich, cittadina del mondo, quindi è andato benissimo a questo concorso, quindi siamo qui per presentare il brano, ma anche per parlare un po' del concorso, insomma, di questa iniziativa che ha intrapreso proprio l'ITET Carducci Galilei. E innanzitutto volevo un po', quali sono i temi trattati in questo brano? Allora, diciamo che il concorso al quale abbiamo partecipato è stata la possibilità di intraprendere, diciamo, un discorso con la classe importante sul tema parità di genere, che credo che sia una tematica sostenibile, possiamo definirla così, in questo tempo. E quindi ci è stata data questa opportunità e l'abbiamo fatto non nella modalità classica, diciamo, della didattica classica della scuola, ma ho pensato di utilizzare un carisma dei ragazzi stessi, e cioè in questo caso il fatto che Ludovico ama la musica, scrive musica, e quindi abbiamo utilizzato questo strumento, questo mezzo, affinché poi questo messaggio potesse uscire dalla classe e arrivare il più possibile all over, ovunque. Certo, e quali sono i temi di questo concorso e come mai avete deciso poi di partecipare? Se avete partecipato come scuola oppure come classe? Abbiamo partecipato come classe, proprio perché, diciamo, tutto è nato da un gioco. Il gioco era il seguente, che Ludovico più volte, già lui è, insomma, scrive, come vi dicevo, e diciamo tutto è nato da un gioco che era quello di creare un featuring, cioè una collaborazione tra me e lui. Ovviamente lui me lo diceva per scherzo. E poi quando ho trovato appunto questa tematica ho detto, ok, facciamolo così. Il concorso era legato alla figura di Chiara Lubich, che è una figura, diciamo, legata religiosa, legata però al mondo dell'ecumenismo, quindi al dialogo interreligioso, al dialogo tra le religioni cristiane, e soprattutto è stata una donna che ha lavorato tantissimo sulla parità di genere, e quindi diciamo l'obiettivo era sensibilizzare su questa tematica, e quindi ci abbiamo lavorato. Ecco, quindi è nato questo singolo, quindi Uno Pari, andiamo a questo punto proprio al processo creativo, ovvero quali sono state le fasi? Diciamo che parto dal fatto che un giorno, 3 anni fa, ho sentito la necessità di esprimere le mie emozioni attraverso la musica, così che un giorno il professore arrivò in classe lanciando un'iniziativa su fare un progetto insieme, una canzone insieme sulla tematica della parità dei generi, e accettai subito perché per me ha un valore unico ed importante. E così che ci siamo ritrovati nello studio a casa di un amico mio, Matteo Fragoletti, il quale ha prodotto l'arrangiamento insieme a Francesco Ortensi, e dopodiché abbiamo iniziato a registrare, a scrivere con l'aiuto appunto dei due ragazzi, la produzione, e siamo arrivati al punto di decidere di pubblicare la canzone su tutti i digital store, in particolare su Spotify, e appunto partecipare a questo progetto e a questo concorso, il quale abbiamo vinto con grande gioia. Quindi non è stato un lavoro soltanto tuo, ma un lavoro fatto, sì, in squadra anche con altri. Squadra, come no. Sì. Sì, assolutamente. Abbiamo anche coinvolto un ragazzo dell'indirizzo, cioè che l'anno scorso ha completato gli studi dell'indirizzo CAT, diciamo, del nostro istituto, e attualmente sta lavorando nel settore grafica. E l'abbiamo coinvolto per la copertina, quindi ha studiato anche lì, diciamo, il messaggio, trasmettere il messaggio il più possibile della parità di genere anche attraverso un'immagine. L'immagine rappresenta proprio la donna in una libertà totale, che è quella del mare, quindi anche l'immagine stessa vuole richiamare la tematica stessa. Certo, quindi sia immagine che musica. Sì, intanto ricordo, sì, il nostro contatto telefonico per tutti coloro che vogliono anche fare delle domande, che è 334-2275-000. E invece volevo un po' capire se anche altri volevano partecipare a questo progetto, oppure se altri che magari non erano all'interno del mondo della musica. Allora, no, rispondo io, perché quando si lavora su queste cose, mi è già capitato in passato, il rischio è di suscitare sempre un po'
ok, bravi, fatelo. Sì. Quando sì, poi si vede, cioè, è per questo che io sono contento che Ludovico si è affidato, che un po' l'ha lanciato per gioco e alla fine ha fatto qualcosa che era forse anche lontano dal suo mondo, no? Questa tematica è lontana dai giovani. Senza avere spesso... appunto paura di essere giudicato dalle persone. Diciamo, ma... era fuori dal suo mondo, quindi lui si è affidato. E questo è importante perché poi dopo, quando esce fuori, quando vede che comunque il pezzo ha funzionato, dove si vede il lavoro fatto... sicuramente poi le persone apprezzano e magari avrebbero voluto, no, collaborare, esatto. Quindi viene sempre dopo il questa dopo, cosa, sì, sì. Quindi sono contento che lui, ma questa è una capacità che ha sicuramente Ludovico, quella di mettersi in gioco, che è una caratteristica che devono avere di più i nostri giovani, ce l'hanno, però devono avere la capacità forse di poterlo fare, di mettersi in gioco, di tirar fuori anche quelle che sono le loro capacità sbagliando. Noi abbiamo fatto questo pezzo, non sapevamo se potesse piacere o no, e pare che piace, e quindi siamo contenti. Infatti l'importante intanto è fare, fare. Sbaglia chi fa, quindi preferisco fare e poi eventualmente ci diranno che non ci piacerà. Noi ci abbiamo provato, è stata un'opportunità anche di lavorare insieme. Anche una soddisfazione. Sì, ma poi anche l'opportunità di lavorare insieme in maniera diversa tra alunno e, insegnante. No, e insegnante. Quindi penso che sia stato edificante per tutti e due. E se, forse ha anche avvicinato i due ruoli, esatto, no? Perché esatto, di solito uno l'insegnante molto, lo vede come qualcosa di distaccato. Esatto. Assolutamente. Ci stavano anche dei rapporti anche di amicizia. Sì, sì, sì. Cioè, io credo, allora, è chiaro che l'insegnante di religione nel mondo della scuola ha un po' questo ruolo, no? A volte di avere la capacità di ascoltare gli alunni, no? Di entrare in empatia con gli alunni. Quindi questa è una cosa fondamentale. Proprio ieri, se posso, no? Si parlava con un amico, tra l'altro ateo, proprio sull'importanza della comunicazione che spesso manca, no? Nel mio caso, per la mia disciplina, per esempio, anche nel mondo ecclesiale, no? I messaggi sono belli, i messaggi evangelici sono belli, il messaggio della religione è bello, però spesso manca il contatto con i ragazzi e la giusta comunicazione per arrivare a un messaggio che è imprescindibile, no? Anche questo che è della parità di genere, oppure quello che può essere l'importanza del rispetto dell'ambiente, no? Quindi il fatto di arrivare ai ragazzi il più possibile, diventare comunicativi, passare questo messaggio attraverso il loro modo, che è la canzone, sì, la musica, credo che sia, a mio avviso, vincente e credo che ci metta in discussione anche sul modo di approcciarci nella didattica in generale. Certo, poi farlo ecco attraverso le arti come la musica, l'immagine, in questo caso la musica. Assolutamente. E qui sfondi una porta aperta, perché a me è sempre piaciuta l'arte, è sempre piaciuto il teatro, la musica, quindi sicuramente no, è stata una bella opportunità. Certo, allora a proposito di musica, a questo punto ce lo ascoltiamo, il singolo Uno Pari qui su Radio FM 1 e poi torniamo immediatamente dopo. Buon ascolto. Eccolo qui, buon ascolto a tutti. Vorrei che il mondo fosse diverso, esempio con la parità di sesso, ma senza alcun tipo di compromesso. Vorrei che andasse tutto per il meglio. Siamo pari, ti pare che è vero? Uscito dispari di nuovo sul serio. Anche stavolta ci spero, posso togliere il velo. Si fa dover gridarci. Ora balla, balla, ora che siamo pari, non pensarci due volte. Pensa se ci fosse rispetto ognuno di sti giorni, avremmo modo di parlare senza avere rimorsi. E allora balla, balla, ora che siamo pari, non pensarci due volte. Pensa se ci fosse rispetto ognuno di sti giorni, avremmo modo di parlare senza avere rimorsi. Tutti siano uno, siamo nati per questo. L'unità è l'unica forza e dovremmo realizzarla. Prima che sia troppo tardi, non è mai troppo presto. Uniamoci per vivere la nostra vita al meglio. Come stai? E ti ho mai capita, però mi fido di te. Tu non hai diritti, lotta per l'acquisizione. Ci sono diverse storie di ragazze migratorie. E allora balla, balla, tra che siamo pari, non pensarci due volte. Pensa se ci fosse rispetto ognuno di sti giorni, avremmo modo di parlare senza avere rimorsi. E allora balla, balla, tra che siamo pari, non pensarci due volte. Pensa se ci fosse rispetto ognuno di sti giorni, avremmo modo di parlare senza avere rimorsi. Siamo in uno stato democratico e la donna vale. Ma pensa fuori Europa, prova a farsi rispettare anche nel mare, perché nel mare dove ci si può rialzare. E valuta la donna in base alle capacità, non farlo sulla differenza del genere. Perché se improvvisamente prendi la curva a metrallo, poi va a sapere cosa può succedere. E allora balla, balla, ora che siamo pari, non pensarci due volte. Pensa se ci fosse rispetto ognuno di sti giorni, avremmo modo di parlare senza avere rimorsi. E allora balla, balla,
non pensarci le volte. Se ci fosse rispetto in uno di questi giorni, avremmo modo di parlare senza avere rimorsi. Uno pari, Ludovico Candidori, e anche la tua equip, se la vogliamo salutare, qui in diretta su Radio FM 1. Ciao a tutti, ciao, buon pomeriggio. E questo era dunque il singolo di cui stavamo parlando, che ha partecipato anche al concorso Una città non basta, Chiara Lubich, cittadina del mondo. Allora, il testo lo hai scritto tu di questo brano, come ti sei trovato a scriverlo? Perché non è facile scrivere i testi per un brano musicale. In verità ho iniziato... Non è stato molto difficile scrivere questo testo, ma semplicemente per il fatto che prima abbiamo raccolto delle tematiche principali, abbiamo appunto giocato sul fatto della parità, come dice la canzone, come abbiamo scritto la canzone, uno pari, ossia che tutti siamo uguali sotto lo stesso cielo, e abbiamo appunto giocato su questa, sulla disparità e sulla parità dei generi. E in verità non ho trovato molte difficoltà, semplicemente per il fatto che appunto... Quello che ho scritto sulla canzone lo penso ovviamente, e grazie appunto a Giuseppe, il professore, che mi ha spronato appunto su delle tematiche, io l'ho buttato giù su un foglio in tranquillità. E sono tematiche sicuramente importanti, molto sì, attuali. Mm-mm. E volevo sapere anche se ne parlate spesso in classe, non so se vi capita di affrontarle, come le affrontate? Sì, proprio da programma, diciamo, si parla tantissimo di Agenda 2030, l'abbiamo sentito tantissimo, e quindi anche di sviluppo sostenibile. Quindi, l'idea dello sviluppo sostenibile, e quindi anche della parità di genere, diventa un diritto fondamentale, una condizione, diciamo, per un mondo più prospero, più sostenibile e più in pace, ecco, no? Quindi... queste sono tematiche che si trattano tantissimo, non solo nell'ora di religione, ma anche nell'ora di educazione civica, che comunque ormai è una disciplina a tutti gli effetti all'interno proprio del curriculum scolastico. Quindi l'idea è quella di giocare proprio su questa capacità di costruire una rete di relazioni fra popoli e individui in modo da essere tutti pari. Questo certo, è l'obiettivo. È importante appunto parlarne in classe, anche attraverso sia questi progetti che sono lodevoli, ma farlo anche quotidianamente. Infatti volevo un po' capire... quanto effettivamente servono questi progetti, invece quanto lavoro bisogna fare in classe tutti i giorni per far sì che poi ci sia una sensibilizzazione maggiore su questi temi? Beh, quello che mi sento di dire da insegnante è che la scuola, oggi come oggi, deve lanciare, ha il dovere, no? È il terzo settore la scuola deve lanciare questi messaggi, lo deve fare in maniera forte, tanti altri ne dovrebbe lanciare, e credo che a quel punto, spero che dalla scuola possa avere una capacità, no? Propulsiva per gli alunni, e spero che qualcosa arrivi. Io credo che io penso che questa cosa, se ben comunicata, come dicevo prima, se ben compresa, possa davvero cambiare anche il modo di approcciarci nelle relazioni. Oggi come oggi ne abbiamo veramente bisogno, no? Le relazioni sono molto fugaci, sono molto spesso irrispettose da tutti i punti di vista. Invece avere la capacità di ripensare la relazione e ripensare il rapporto con gli altri, affinché non si abbiano, come dice la canzone, rimpianti, no? L'avere, senza rimorsi, sì. Ecco, non avere rimorsi poi di aver detto qualcosa forse di troppo, e stare attenti a quello che si comunica, come si comunica e a chi si comunica. Questo è importantissimo, e anche fondamentale farlo proprio durante questa fascia di età, no? Assolutamente, cioè se non si parte dalla scuola, rischiamo poi di, no, di uscire poi dalla scuola. La scuola, oltre a dare le nozioni, deve essere anche avere la capacità di educare, no? Tirar fuori in questo senso. Quindi, se la scuola riesce a fare questo, credo che sia, diciamo, ecco, bellissimo. Ecco. E poi va fatto anche nel modo giusto, no? Perché poi magari assistere a un convegno diventa un po' più pesante anche per i ragazzi. Invece, sì, in questo senso. Proprio loro partecipano attivamente, siete stati soddisfatti? Assolutamente no, il fatto, quello che dicevo prima, c'è anche di valorizzare quelle che sono le loro capacità, no? Prendere da quello che sanno fare e tirar fuori da quello che sanno fare un qualcosa importante per loro, no? Spesso dalle canzoni dei giovani del nostro tempo, diciamo, sentiamo spesso messaggi molto negativi. Il fatto che in controtendenza, no, ci sia una canzone che lanci questo tipo di messaggio, sono stati sabato hanno celebrato, diciamo, la finale del torneo della scuola. Di Tet League della scuola, diciamo, e abbiamo cantato questa canzone insieme, e c'erano tutto, diciamo, il parco della Mentuccia che cantava insieme questa canzone. Abbiamo coinvolto tutti a cantare questa canzone. Beh, devo dire che al di là di tutto, cioè è vero che c'è la passione, l'amicizia di stare insieme, il volersi bene, quindi lo si fa per quello, ma comunque mentre canti poi comunichi, no?
il fatto che questo messaggio venga trasmesso in questo modo credo che sia bello in tutti i sensi. Sicuramente. Poi infatti un tema molto importante era quello proprio della musica di oggi, no? Che ascoltano le giovanissimi, sì. Che spesso ci sono messaggi di tutt'altro tipo. Invece... Di tutt'altro tipo, quindi in controtendenza, proprio... No, di cosa... contro tutti. Andare soprattutto contro tutti. Perché però, Ludovico, adesso ti faccio io la domanda, perché i messaggi negativi da parte di queste... Perché il messaggio negativo attira piuttosto che quello positivo? Troppo difficile sta domanda. Oh, non lo so, no, è difficile perché non saprei rispondere nemmeno io. Però una dipende, da, così... dipende un po' dall'educazione che hanno ricevuto, oppure da diversi fattori. Ecco, allora, il messaggio che vogliamo lanciare oggi è che si è figli oggi se riusciamo a mandare un messaggio diametralmente opposto a quello che la società oggi ci vuole dare. Sì. Cioè, viva l'importanza della parità di genere, l'importanza del rispetto dell'altro. Ecco, se passa questo, diciamo che siamo fighi, molto più fighi di cantare. Esatto. E poi l'artista è quello figo, no? Perché è alternativo. Bravo. Appunto, ecco. Allora, siete stati alternativi. Siamo stati alternativi. In controtendenza, ecco, mettiamola così. Allora, in chiusura di questo appuntamento, dove si può trovare il brano? Il brano si trova su tutti i digital store, su Spotify, su YouTube, su TikTok, su tutti i digital store, su iTunes. Uno pari, basta digitare uno pari. Uno pari, nome artista mio Candy e lui Giuseppe Lupoli. Perfetto, trattato allora... come un artista. Fantastico. Allora un ringraziamento a Giuseppe Lupoli, insegnante di religione all'ITET Carducci Galilei, Ludovico Candidori, studente della 4A di amministrazione, finanza e marketing, che sono arrivati qui a Radio FM1 a presentare proprio questo singolo, Uno Pari, che potete trovare nelle piattaforme appena ricordate. Grazie e grazie per questo pomeriggio. Grazie a voi, grazie a Radio FM1 della opportunità. Grazie, buona serata a tutti. Continuiamo con la musica, lo facciamo con Emma e la sua Amami. Ah,